La soddisfa? Si poteva fare qualcosa di più? Il Green Pass che riguarda la scuola purtroppo non è una misura risolutiva, perché non abbiamo neanche numeri precisi, perché il generale Figliuolo ha chiesto alle regioni di avere i numeri del personale vaccinato entro il 20 di agosto. Io ho sentito delle dichiarazioni di Musumeci, per esempio, presidente della regione Sicilia, che pochi giorni fa diceva: no, i nostri numeri sono diversi rispetto a quelli del governo, abbiamo vaccinato molte più persone. Però al di là di questo, perché dico che non è una misura risolutiva? Perché dall'esperienza che ho avuto facendo il ministro dell'istruzione, le posso dire che i problemi reali sono legati agli spazi, al personale scolastico, ai trasporti e al tracciamento. Le faccio meglio la domanda: non è uno strumento risolutivo per far ripartire la scuola in presenza? Non è uno strumento risolutivo per far sì che le scuole restino aperte nel momento in cui ci fosse un aumento dei contagi. Ok? Perché le spiego questo? Noi l'anno scorso avevamo focalizzato l'attenzione su allargare gli spazi, perché questo avrebbe garantito il distanziamento, e quindi assumere più docenti. Abbiamo messo l'organico Covid di 70.000 persone, che è costato di fatti 2 miliardi. Quest'anno, nelle indicazioni che sono state date dal Ministero dell'Istruzione e dal CTS, il distanziamento di fatti è raccomandato, non c'è più, ma è l'unico settore, la scuola, nel quale il distanziamento non è obbligatorio rispetto invece a tutto ciò che avviene nel resto del paese. E poi ci sono quei 70.000 docenti che al momento non ci sono, sono stati di fatti tagliati. Infatti c'è un emendamento a firma di una mia collega della Commissione Cultura, la Presidente della Commissione Cultura della Camera, Vittoria Casa, che chiede insieme ai sindacati e alle famiglie di ripristinare quell'organico. Perché non serve solo al distanziamento, ma serve a diminuire il numero di alunni per classe. Noi abbiamo un problema di classi sovraffollate, penso che questo ormai ci venga riconosciuto da tutti. E con la dispersione scolastica che noi abbiamo avuto, purtroppo abbiamo certificata, ahimè, anche dai dati Invalsi, in particolar modo in Puglia e in Campania, avere 30 alunni per classe o averne 20, come ho detto stamani nell'intervista, cambia tantissimo, sia ai fini della sicurezza, della salute dei nostri studenti, ma anche ai fini di evitarla quella dispersione scolastica. Quindi secondo me siamo ancora in tempo, perché c'è ancora un mese prima che inizi la scuola, per aggiustare diverse cose che ancora oggi non vanno bene e far sì che la scuola parta sia in sicurezza, con il distanziamento, perché ne va della salute dei nostri ragazzi, ed evitando il più possibile la dispersione. Nell'intervista che lei ha fatto stamattina alla stampa pone anche dei dubbi sul merito del tracciamento e poi sul se dovesse scoppiare un caso di un ragazzo positivo alla scuola, che cosa si fa. Su questo non è intervenuto il Ministero, non si interviene nel decreto? Allora, in realtà è stata scritta una nota dal Ministero dell'Istruzione, credo forse una settimana e mezzo fa, in cui si diceva non si farà il tracciamento, non si farà lo screening. Mm-hmm. E se ci pensa, invece, queste sono le cose che devono essere fatte. Noi il tracciamento lo dobbiamo fare, è importantissimo. E d'altra parte, però, anche rispetto al comportamento delle singole ASL, noi non abbiamo adesso un protocollo nazionale che dica cosa accade se c'è un ragazzo positivo in classe, cosa si fa. I protocolli non ci sono ancora ed è fondamentale che ci siano. Solo il rischio è che, come l'anno scorso, ogni ASL, anche all'interno delle stesse città, si comporti in maniera diversa, lasciando ai dirigenti scolastici, che hanno delle enormi poi responsabilità sulle spalle, tutto il carico. E questo non va bene, penso quindi che ci sia ancora il tempo anche qui per intervenire prima che inizi la scuola. Sulla scuola volevi...